Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Video breve ma intenso, però come prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori miei, provami a seguire su Instagram, TikTok lo devo ancora mettere TikTok qui, ma se mi ricordo stasera faccio il nuovo format e metto sulla nuova descrizione, metto pure TikTok. Detto questo, parliamo un attimo di Pioli. Come detto, video breve ma intenso, intriso di significato. Perché il grande Pioli, no? Perché nella partita contro il Napoli, come ha detto, non voglio parlare di arbitri, di qua e di là. Azzo, però, ieri sera, che è stato un po' l'arbitraggio, ha detto su a favore dell'Inter, ha voluto parlare di arbitri, due pesi e due misure. Amico mio, contro il Napoli c'era un giallo, forse un quasi rosso per il grande Leao che ha spaccato la bandierina, un rosso ad Anguissa scandaloso, e il rigore a Napoli non dato su Lozano. Cioè, quindi di cosa vogliamo parlare, caro Pioli, di cosa vuoi parlare? Ma poi quello che dico io, cioè, è andato a dire davanti alle telecamere: l'Inter nei primi 7 minuti non è mai entrata in area di rigore nostro. Cioè, ragazzi, ma veramente ha detto questo? Io se fossi un tifoso milanista, io lo sputerei in faccia. Sono sincero, da tifoso milanista, io tifo Napoli, no? Ma io se fossi un tifoso milanista, io andrei filo a Milanello e lo sputerei in faccia. No, perché poi quello che non riesco a capire io, no, è questo qui. Tu contro la Cremonese fai il turnover per la partita con la Lazio, però nella partita con la Lazio fai giocare tutti i titolari che poi andranno a giocare in Champions League, dove ti si fa male Leao, e fai il turnover con la Cremonese. Non ha senso. Cioè, a questo punto fai giocare i titolari con la Cremonese, ti porti quei tre punti a casa che erano fondamentali, quei tre punti con la Cremonese, perché e poi contro la Lazio fai un mini turnover, no? Per avere poi i giocatori a disposizione, come ha fatto Inzaghi per la partita di Champions League. No, questo ha fatto, cioè, cose veramente assurde. Cioè, questo non capisce nulla di calcio. E mi dispiace per i milanisti. Mi dispiace per i milanisti, perché credono che questo sia pure un grande allenatore. E il bello è questo: che questi credono, Pioli crede di essere un grande allenatore. E questa che io non mi capacito, questa cosa qui, che Pioli si crede di essere, avevo detto Allegri, Pioli, scusa, che Pioli si crede di essere un grande allenatore. Cioè, ragazzi, diciamocelo francamente, il Milan l'anno scorso lo scudetto l'ha vinto grazie a un autogol del portiere dell'Inter, perché se no nemmeno lo scudetto vinceva l'anno scorso, quindi di cosa? Cioè, dai ragazzi, la classifica quest'anno parla chiaro. Pioli le ha sbagliate tutte le partite importanti, le ha sbagliate tutte. E mo mi verrete a dire: ma contro il Napoli 4-0 ne avete presi 6 in 3 partite. Sì, io avrò presi anche 6 in 3 partite, come dite voi, cari milanisti. Ma dove sei? A meno 20, meno 22, a quanto stai dal Napoli? Ci entrerai in Champions League? Perché mo devi ribaltare la partita con l'Inter. E tu hai la forza di ribaltare la partita con l'Inter? Io, vista la partita come ieri sera, io non credo che tu riesca a ribaltare la partita, sono sincero, Poi ritorna Leao, può darsi che il Milan rigiri lì in attacco, però voglio, cioè, sinceramente, Pioli ha toppato alla grandissima ieri sera. Poi nelle dichiarazioni post partita ha toppato ancora di più. Cioè, cose assurde che io ve l'ho detto, tifo Napoli. Ma se fossi stato tifoso milanista, mi sarei molto arrabbiato. Molto, molto arrabbiato. Sono sincero. Perché tu poi, ora se non sbaglio, c'è Milan Spezia. Forse sto andando un po' a memoria. Lo sapete com'è la mia memoria da grande. Cioè, se tu perdi con lo Spezia gioca. Ragazzi, io lo dico ora: chi gioca le partite per la salvezza ha più motivazioni di quelle che devono andare in serie, in Champions League, ragazzi. Quindi occhio. Comunque, detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate delle dichiarazioni del grande Pioli ieri sera, e iscriviti al canale che è gratis, ragazzi, è gratis. Facebook, Instagram, TikTok, sta tutto in descrizione, andate in descrizione e fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste grandissime dichiarazioni del grandissimo Stefano Pioli. Sempre e comunque, forza Napoli, da vostro Neapolis 1926. Ciao a you!